Inaugurazione di Villa Parnaso a Torre Annunziata, un altro risultato importantissimo sia per l'amministrazione, sia per la Regione Campania, ma anche per la comunità di Torre Annunziata. Assolutamente, è un'opera bellissima, attesa da anni. Ero assessore in provincia quando all'epoca ci fu la prima delibera con cui partì questo progetto. Oggi è una giornata veramente storica, basta vedere, diciamo, qui il posto in cui si trova, si collega la città alta con la città bassa, un mare finalmente tornato balneabile che giorno dopo giorno migliora. Ci sono, come dico sempre, questa è la dimostrazione che col lavoro alla fine arrivano i risultati e soprattutto questo territorio inizia a cambiare. E questo è quello che i cittadini devono iniziare a vedere, che finalmente il territorio sta cambiando e che ci sono veramente tutte le condizioni per poter creare sviluppo, lavoro e occupazione, che sono poi alla fine, diciamo, il nostro vero obiettivo e la nostra vera azione politica. È un grande risultato, perché abbatte una barriera di accesso al mare, un risultato perché crea una villa comunale al centro della città, il corso che è molto, diciamo, segregato, molto affollato, ha un punto in cui anziani, bambini, le madri con i bambini possono venire e possono vivere la loro socialità tranquillamente. Possiamo parlare quindi di una nuova valvola di sfogo per Torre Annunziata? Un nuovo punto di attrazione, con una dinamica diversa. Il Museo dell'Identità è una attrazione di tipo culturale, questa è un'attrazione di tipo naturale, con l'integrazione che però, diciamo, l'opportunità di utilizzare un accesso che attraversa un immobile di straordinaria importanza anche artistica. La Villa Comunale, la Bretella, ora Villa Parnaso, la dimostrazione che questa amministrazione lascia Torre Annunziata in buone mani. Io credo che ci sia stato un lavoro importante, nei prossimi giorni partiranno anche i lavori per le arcate dei ponti e quindi il recupero del waterfront. Lasciamo tantissime risorse economiche, finanziamenti importanti, opere già importanti, già finanziate. Lasciamo interventi in corso di straordinaria portata, dal dragaggio del porto al recupero del Penninillo, due contatti di quartiere, quindi, diciamo, lasciamo in corso attività per decine e decine di milioni di lavori pubblici in corso e lasciamo finanziamenti importantissimi da poter utilizzare. Quindi credo che sotto questo profilo, al di là di ogni valutazione che può essere discrezionale, io credo che nessuno possa dire nulla al riguardo.